Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo, come avete visto dal titolo, di uno degli argomenti che in questi giorni in particolare interessa tantissimi di noi. È una domanda che in tutti gli atenei, almeno che io sappia d'Italia, viene posta sempre al momento dell'orale. In genere la domanda finale è: cosa ti ha spinto ad intraprendere questo percorso, quindi il percorso di specializzazione per diventare insegnante di sostegno? In tantissimi me l'avete chiesto in direct, io penso che risponderò più o meno così. Quando ero adolescente ho fatto diversi anni di volontariato in associazioni tipo Croce Rossa o un'associazione della mia città che si chiama Diversabili, in cui ho avuto modo di apprezzare come c'è una fetta di persone, quindi quelle che noi chiamiamo con disabilità, che si esprime senza remore, che ti bacia oppure ti manda a farti una passeggiata così, senza pensarci. Quando tornavo a casa dopo, insomma, essere stata con loro, io dicevo sempre a mamma, dicevo: mamma, ma è possibile che non riescono a controllarsi, non riescono a contenersi? Perché poi nella maggior parte dei casi loro erano iper affettuosi. E dicevo, cioè, è troppo bella questa cosa. Quando poi ho avuto la mia prima esperienza da insegnante tra i banchi di scuola, non ho mai lavorato sul sostegno in realtà. Però qualche cosa mi diceva che ne avevo la propensione, avrei avuto desiderio, perché già a scuola ho istituito il Cry Day, il giorno del pianto. Ho cercato di parlare con i ragazzi, di creare un rapporto con loro, di vederli anche al di là della scuola. Insomma, vabbè, in tutto ciò le mie sorelle stavano frequentando entrambe il TFA e continuavano a dirmi: Silvi, devi farlo anche tu, Silvi, devi farlo anche tu. Va bene. A un certo punto una delle due mi ha detto: se non ti va di farlo come insegnante, fallo almeno perché sei mamma. E lì mi è scattata una molla. Dovete sapere che durante la gravidanza io ho sempre, cioè ho dedicato tanto tempo, devo dire la verità, ho dedicato tanto tempo allo yoga, alla preparazione mentale, alla lettura, ne ho letti di libri, perché la prima gravidanza, nel nostro caso anche l'unica, quindi ho sempre speso un sacco, tra virgolette, di energie nel formarmi. Quando mia sorella Cristina mi ha detto questa cosa, mi si è aperto un mondo. E quindi ho detto: ok, se finora l'ho fatto perché le due prime volte l'ho fatto proprio un po' più così grossolanamente, cioè per aprirmi un'altra via, per aprirmi un'altra strada, per il punteggio, perché comunque poteva servire, sapete, sai, una carta in più, come si suol dire. Quando Cristina mi ha detto questa cosa, io ho detto: oddio, come genitore, cioè come genitore devo mettermi in discussione. Ho iniziato a prendere il libro in mano, ancora non usciva il bando. Ho iniziato a vedere pedagogisti, psicologi, autori, teorie, bambini, bambini, teorie. Quando poi dopo è uscito il bando ho detto: devo farlo, perché sicuramente fa comodo il punteggio, sicuramente ho bisogno di arricchirmi come insegnante, ma sicuramente non mi farà male nemmeno farlo come madre. E vi devo dire che studiando me ne sto accorgendo, perché a forza di sentir parlare di metacognizione, empatia, emotività, io ancora non comincio il percorso del TFA e già mi sento arricchita, cioè non ho ancora fatti miei questi argomenti, non li sento ancora pienamente miei, ma già mi accorgo che Silvana è predisposta ad un ascolto diverso. Con chi? Me ne accorgo con mio figlio o con mio marito, e questa cosa per me è già un punto a favore del TFA. Quindi sono partita così, ma sono sicura che nel percorso che continuerò a perseguire di diventare insegnante, avere queste competenze, provare ad averle, potrebbe essere veramente essenziale, non solo per la Silvana insegnante, ma anche per la Silvana persona. Quindi moglie, madre, figlia,
tutte le sfaccettature della mia persona. Nel nostro caso, ecco, riprenderei tipo l'accezione del learning by doing, la teoria del learning by doing di Dewey, per dire impareremo anche noi studiando, impareremo anche noi leggendo, e sicuramente queste competenze hanno un riflesso che non è solamente utile alla gestione, all'interfacciarsi con una persona disabile, ma a 360 gradi, all'interfacciarsi con qualsiasi persona, prima di tutto con se stessi. Quindi in questa ottica ho tutto l'entusiasmo di cominciare questo percorso, seppur impegnativo, arduo, sacrificante, però ecco, quando penso di lasciare il mio bambino nel weekend intere giornate per andare all'università, dico ne verrò fuori arricchita anche o probabilmente soprattutto per lui. Questo è il mio perché. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e magari, visto che sono nuova, visto che sono giovane da queste parti, se vi va, potete anche lasciarmi qui o su Instagram delle idee di video che vorreste vedere. Alla prossima, ciao!